Ciao a tutti da Valeria. Dopo il video, Sacha Baron Cohen abbandona il biopic su Freddie Mercury. Aspettatemi lì. Per andare fino alla fermata puoi usare questa, sai? È un po' vecchia, ma fila via bene. Grazie. Mi ha chiamato il preside e mi ha detto che non c'eri. Se c'era tuo padre, ti avrebbe già dato due sberle. Fallo tu, visto che lui non può. Sacha, adesso ne usa questo. Hanno lo stesso odore. Le cose che hanno lo stesso odore devono stare insieme. Michele! Dani, ma è vero che sei arrivato in barca? Sì. Com'era il mare? Faceva paura. Ma se l'hai anche fatto tu? È bello qua, tutto verde. Quando noi qua sarà tutto bianco, vedrai. Dove vai? Devo partire. La devi venire con me. Devo farti vedere una cosa. Sacha Baron Cohen è stato per molto tempo accostato al nome di Freddie Mercury. L'attore infatti avrebbe dovuto interpretare il leader dei Queen nel biopic a lui dedicato. Era stata fissata una data di inizio delle riprese, prevista per la primavera del 2014. Però la situazione è precipitata, come ha riportato Deadline. Sacha Baron Cohen ha ufficialmente abbandonato il film, ahimè. Il motivo pare essere dovuto a divergenze artistiche con i restanti Queen, che volevano dare alla pellicola un tono da film per tutta la famiglia. Sacha invece avrebbe voluto realizzare un film ritratto molto più controverso e secondo me anche più interessante. Senza dubbio una grande perdita per il progetto, considerando la grande somiglianza tra l'attore e il cantante e la sua bravura. Vi terremo comunque aggiornati sugli sviluppi di questo biopic, naturalmente. Per oggi è tutto, ricordatevi di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook, Film Is Now. Ciao e alla prossima!